Ci vuole carattere per comprendere e perdonare. A Luciana Network Cambiamente, più consapevoli con il network marketing, con l'insegnante e ballerino di danze caraibiche, con un passato da militare, attualmente impiegato presso il Ministero della Difesa, il networker nei mercati finanziari, Cosimo Notar Stefano. Ciao Cosimo! Ciao Luciana, grazie per il tuo invito. Ne approfitto per salutare tutti i nostri spettatori. Mi auguro che questa nostra chiacchierata vi sia di vostro gradimento. Per 15 anni sono stato un militare in carriera. Poi il cambio nel 2018 nei ruoli civili, nel mentre coltivavo la mia più grande passione verso la danza, sino ad arrivare a danzare nel 2018 a New York. La danza ha sempre fatto parte della mia vita. Credo sia l'espressione dell'anima. Danzando diciamo chi siamo. Da persona ambiziosa quale sono, chiedo sempre tanto a me stesso per regalare qualcosa agli altri, nel caso specifico emozioni. Allora, Cosimo, viene spontaneo chiederti come si incastrano in te tutte queste dimensioni, che non sono poche perché insegnante, ballerino, con un passato nel Ministero della Difesa, attualmente nei ruoli civili, e networker nei mercati finanziari. E così la domanda è anche un po' una scusa perché vogliamo conoscere la tua storia. C'è da dire che tutto parte dalla voglia di migliorarmi, come abbiamo già detto. Quindi la conoscenza fa parte della mia vita. La curiosità, sono una persona molto curiosa e quindi cerco sempre qualcosa che mi incuriosisce o qualcosa che può apportare miglioramenti alla mia vita. Di cose ne ho fatte un pochino, dai, non molte, però mi sento in continua evoluzione perché sento la voglia di crescere, sento la voglia che comunque c'è sempre da imparare. Mi affianco a persone competenti in tutti questi settori. Quello che mi ha trasmesso la mia compagna è di essere, io non ero così, diciamo, calmo ed equilibrato nelle cose. Ero molto, data la mia curiosità, il mio modo di voler fare tanto, ero molto confusionale. Lei mi ha dato anche un equilibrio in questo. Poi la storia è un po' lunga. È un po' lunga perché, diciamo, il mio essere così curioso parte da, diciamo, dall'età di 10 anni.